Buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui con voi in via Paolo Sarpi, una via che è cresciuta molto in questi anni grazie al contributo di tanti cittadini milanesi, cinesi e italiani che la stanno facendo vivere e migliorare anno dopo anno. Credo che sia molto importante lavorare insieme tra cittadini di origine cinese e cittadini milanesi proprio per riuscire a far crescere la nostra città. Sappiamo che la comunità cinese è una comunità molto operativa, con tantissime persone che intraprendono, che lavorano, che creano posto di lavoro e fanno crescere la nostra città. Questo deve essere riconosciuto, deve essere ascoltato, deve essere una parte del lavoro insieme fondamentale che possiamo fare per i prossimi anni. Io sono qui, voglio dare tutta la mia disponibilità, la mia esperienza di 10 anni di lavoro in consiglio per proseguire insieme e rilanciare questo lavoro, perché la nostra città deve superare la pandemia, deve tornare a crescere, deve riaprirsi ai flussi internazionali, al commercio, al turismo, e lo possiamo fare insieme. Credo sia anche molto importante dare un riconoscimento simbolico a questo quartiere. Tante volte si è parlato dell'idea di installare un arco proprio su Paolo Sarpi. Credo non solo che sia una buona idea, ma che vada esportata anche in altri quartieri della città. Noi abbiamo proprio in mente l'idea di una città a 15 minuti, dove ogni quartiere è centro, e su questo qua non possiamo che lavorare insieme. Sono molto poi contento di poter collaborare con Suping, che è una delle vostre cittadine concittadine più attive, che ha fatto un lavoro molto importante in tutti questi anni e che sono sicuro per il Municipio 8 potrà essere un importantissimo valore aggiunto. Cercheremo di lavorare insieme, cercherò di aiutarla, perché è molto importante che riesca a rappresentare anche questo pezzo di città. 大家好，我是黄素萍，意大利人都叫我素萍。今年我最大的勇气吧，去参加米兰巴区的竞选，议员竞选。为什么我会去参加这样的竞选呢？我觉得我们中国人在意大利生活了已经有几十年的历史了，我们已经不再是这里匆匆的过客了。所以说，我们要成为这里真正的主人。因此呢，我决定我要参加竞选。我希望呢，在米兰的市政府各个政府机构里面，能够看到我们中国人。 也能够听到我们中国人的声音，我们永远也不会忘记我们的文化。同时呢，我们要把我们的文化跟当地的文化相结合，希望当地的米兰的城市，它能够变得更好，变成一个更加包容的城市，让我们的华人还有其他的移民能够在这个城市里真正的扎根，成为真正的主人。我们选举呢，主要是我是跟米兰市政府议员的两位参选的人联盟的，第一个是 Barberis， 他是 BD 的主席，比利在米兰市政府的主席，还有呢一个 Diana De Marchi， 他们两个都是跟我一起的，而我呢只是在八区米兰市里面的一个第八区，这是我要选举的。如果谁要参加选举的话，就是在绿色的卡片上写上我的名字 Subing 就可以了。 Sono Diana De Marchi e sono felice di fare questo pezzo insieme qui in via Paolo Sarpi con Suping, perché io sono stata per 5 anni presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano e ho lavorato in questi 5 anni tantissimo, come da sempre anche in altri ambiti, anche a scuola dove insegno, perché non ci siano barriere, perché non ci siano differenze, perché ci sia il rispetto di tutte e di tutti. Ecco, io credo che dal punto di vista simbolico essere qua oggi significa proprio prenderci cura delle persone che vivono questa città, che danno una ricchezza enorme culturale ed economica alla nostra Milano e che vanno quindi sostenute, aiutate, ma soprattutto riconosciute per il valore che hanno come persone, indipendentemente dalla provenienza. E quindi essere in via Paolo Sarpi per me significa davvero lavorare perché Milano faccia un salto di qualità sul lavoro che già è iniziato, ma per diventare sempre più inclusiva e innovativa. Perché grazie alle competenze di tutte le persone che vivono questa città e che hanno provenienze diverse, culture diverse e idee diverse, noi potremo solo migliorare la nostra città e lo faremo insieme qui, lo faremo insieme nel Municipio 8 con Suping, lo faremo in comune votando 2 persone, perché in comune si possono votare un uomo e una donna sulla scheda azzurra. Nel caso nostro possiamo votare De Marchi, che sono io, e Barberis come uomo. E al
municipio avremo invece una scheda azzurra, uguale a questa ma azzurra, nella quale scriveremo il nome di Su Ping, che sarà la nostra candidata con la quale collaboreremo durante questo periodo, ma soprattutto dopo le amministrative. Grazie. 华侨华人妇女会秘书长黄素萍女士参加米兰八区议会的竞选，这对广大侨胞来说无疑是令人兴奋与骄傲的一件事。如果华侨竞选成功，这对我们侨胞来说意味着终于有人为广大侨胞发声了。与此同时，让我们一起支持黄素萍女士。我代表米兰华侨华人妇女会衷心的祝福我们秘书长黄素萍女士参加下一届选举第八区议员，这个是我们华人智慧的骄傲。我也代表华人感谢两位逼得党的市长，我们要让华人间更亲切、更融合、更繁荣。我恳请大家投给逼得投给我们的莎拉市长，投我们的素萍姐妹一票。